è un artista figurativo e se dovessimo riassumere la sua figurazione con una sola parola, questa parola sicuramente è raffinatezza. Stiamo parlando di Tiziano Calcari. Buonasera Tiziano. Buonasera. Faccio una domanda forte. Che cos'è un artista, Calcari? È un artista, a mio avviso, è una persona molto fortunata. Io almeno mi ritengo tale. E che è protagonista del suo tempo e essendo anche appunto un artista è sensibile come tutte penso le persone e riesce a trasmettere le cose che assorbe nella vita quotidiana, le fa sue e le trasmette sulla tela sperando di affascinare e di far sì che lo spettatore capisca almeno il fruitore, qualcosa, certo. Il fruitore appunto, lo spettatore, il fruitore capisca quello che vuoi dire. Dopo chiaramente tante volte è sempre difficile entrare nel merito dell'opera, però ecco, si cerca di fare il meglio possibile. Certo, certo. Naomi, ci racconti le dimensioni quantomeno di quelle opere? Certo. Parto dalla più piccola, in questo caso abbiamo un'opera intitolata Lavori in corso, un olio su tela, dimensioni 80 cm x 30. Verso il borgo, un altro olio su tela del 2013, dimensioni 80 cm x 80. E arrivo alla terza opera, quella più grande, Invisibili segni del tempo, un altro olio su tela del 2015 e le dimensioni sono 170 cm x 70. Io colgo l'occasione per fare i complimenti all'artista, sono opere davvero squisite, armoniose, soavi allo sguardo e nonostante la componente materica sia molto forte, sia molto importante, riesce comunque a renderle molto delicate, melodiche. Bene, brava Naomi, grazie di queste annotazioni. Senta Calcari, un'altra domanda. Come nasce un'idea? Insomma, la sua pittura è una pittura che ha un'impronta assolutamente marcata. Come le viene l'ispirazione? L'idea è una cosa che arriva quando meno te l'aspetti, almeno a me. E poi quando arriva, quello che faccio, parlo della mia esperienza, cerchi di mettere questa idea su una tela, fai dei bozzetti, dei disegni e da lì, quando arrivi a un certo punto, facendola breve, la metti sulla tela e pensi di aver raggiunto appunto quella sembianza della prima idea che ti è arrivata. Poi a un certo punto, almeno ripeto a quello che capita a me, arrivi a un punto che non riesci più a capire se è giusta l'idea che stai facendo. Tutto quello che hai fatto magari è diverso dalla prima idea. Allora a quel punto arriva appunto lei, l'ispirazione, che ti dice allora, al posto di fare in questa maniera, togli questo colore, mettilo assieme all'altro, tira questa riga, fai altri esperimenti e vai avanti. Io la faccio breve, ma parlando appunto di queste dolci presenze che ho elaborato da questa idea, mi ci sono voluti anni, cioè non è che il passaggio è stato breve. Ecco, e l'idea, ecco, quando arriva speri che resti sempre e che continui, è un po' una vena aurea, diciamo che sia dentro, e come nello sport, no? Anche nello sport, nella scienza e anche nell'arte, è un qualcosa che ti fa dire e esprimere quello che hai dentro, insomma.